L'ultima volta di Forza Nuova a Bologna lo scenario era decisamente diverso, allora servivano gli idranti per disperdere i collettivi studenteschi, i ragazzi dei centri sociali che cercarono di assediare i manifestanti di Forza Nuova che venivano appunto a dire la loro in vista delle elezioni. Oggi qui in Piazza San Domenico la situazione, l'atmosfera è molto diversa, circa 70-80 i manifestanti di Forza Nuova provenienti da tutta Italia che hanno risposto positivamente all'appello del loro leader Fiore per protestare contro l'istituenda grande moschea di Bologna. Una Bologna comunque blindata, molte le forze dell'ordine, impossibile passare con le autovetture, la tensione era soprattutto degli uomini delle forze dell'ordine, dicevamo, ma non c'è stato nessun contatto, nessuno scontro tra i due cortei, questo di Forza Nuova e quello di collettivo studenteschi e dei centri sociali che hanno contromanifestato prima dell'arrivo di Fiore per dire che nessuna organizzazione di stampo razzista o fascista appunto deve comunque prendere la parola.